Erano circa le 4 del pomeriggio. Non so se è mai capitato a te di ricordare delle cose accadute nella propria vita, ricordando anche con esattezza non soltanto la data, ma anche il momento, l'ora, la situazione. Ebbene, Andrea insieme all'altro discepolo ricordano esattamente che quel giorno erano circa le 4 del pomeriggio, come io ricordo che il 31 maggio del 2008, quel sabato, alle 19:47, mentre ero in ginocchio, il vescovo mi era dinanzi nel recitare la preghiera di consacrazione. In quel momento epicletico io ho ricevuto l'ordine del sacro nel grado del presbiterato. Sono diventato per grazia di Dio sacerdote in eterno. Quindi c'è un kairos della grazia, il momento nel quale quello che si sta vivendo diventa un evento. Quello che è capitato, ecco, ad Andrea e all'altro discepolo che stavano insieme a Giovanni Battista, il quale, vedendo passare il Signore Gesù, dice: ecco l'agnello di Dio. È l'agnello colui che è il Redentore. L'agnello fa pensare all'agnello della Pasqua, fa pensare anche al servo sofferente di Yahweh che porta su di sé, ecco, le sofferenze, viene portato al macello. E allora ecco che i discepoli di Giovanni Battista subito recepiscono e, sentendo parlare così, seguirono Gesù. C'è una testimonianza, mi piace pensare all'accompagnamento. Il Battista accompagna i suoi due discepoli, i quali si mettono dietro il Signore. E allora io e te, quante volte siamo stati accompagnati anche nel cammino della fede dai genitori, dai padrini, abbiamo trovato degli insegnanti, abbiamo trovato il nostro parroco, i nostri catechisti che ci hanno parlato, ma soprattutto testimoniato Gesù. E allora ecco che quando questi due discepoli seguono il Signore, lui si volta e gli chiede: che cosa cercate? Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Sì, Gesù è un maestro, è un rabbì, che ha una dottrina tutta sua, perché quando io e te siamo andati a scuola, o se stai andando ancora a scuola, i professori ci hanno detto della Divina Commedia, ma la Divina Commedia è di Dante Alighieri, non è del professore o della professoressa di turno, così come il Teorema di Pitagora, e di Pitagora non è di quel professore di turno, di quella professoressa di turno, ma Gesù è un rabbì, è un maestro, ha la sua dottrina. Con Gesù si impara a vivere. Vi ho dato l'esempio perché, come ho fatto io, facciate anche voi, disse il Signore nell'ultima cena. Allora, rabbì, dove dimori? Gli dissero, disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Questo vedere, camminare, seguire, fare esperienza, fanno esperienza di Gesù, dimorano, entrano nella casa dove stava Gesù, entrano nel cuore del Signore. Il Signore permette loro di rientrare dentro, quindi di fare un'esperienza di intimità. E in forza di quella esperienza, ecco che di questi due discepoli del Battista, uno sappiamo essere Andrea, si svela qui il nome, e Andrea aveva un fratello, aveva Simon Pietro, e gli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, e lo condusse da Gesù. E in quell'incontro a tu per tu il Signore ha la possibilità di dire a Simone: bene, tu sei il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. E qui allora come non ricordare che questo avvio, questo processo anche di aggregazione che porterà alla formazione della Chiesa, diventa anche il primo annuncio della sua organizzazione, del suo ordinamento. Pietro chi è? Ecco, colui che è chiamato a edificare la chiesa. Tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno su di essa. Allora, qual è il meccanismo che in questo brano del Vangelo si riesce a vedere in maniera molto chiara? Che al centro c'è Gesù, accanto a lui c'è un testimone, nel nostro caso abbiamo trovato Giovanni Battista, che presenta Gesù agli altri. Questi altri prendono atto della testimonianza,
quindi del Battista, la accolgono, la condividono, ma decidono liberamente di seguire a loro volta Gesù. Questo è lo schema della testimonianza, quella testimonianza del Battista che diventa una libera accettazione da parte dei suoi discepoli. Quindi cosa aspetta il Signore da me e da te? Aspetta la mia e la tua testimonianza. Il mio e il tuo compito è quello di presentare Gesù agli altri perché anch'essi lo accettino e diventino suoi discepoli. Quindi io e te siamo chiamati a dare una testimonianza innanzitutto con la parola. Quindi parlare di Dio, non attaccare le persone a noi, ma presentare Gesù. Quante volte è potuto capitare a me, a te, invece di presentare la nostra bravura, il fatto che noi siamo stati bravi nel costruire qualcosa, nel creare anche dinamiche, nel creare incontri in un determinato modo, eccetera, eccetera. Invece forse abbiamo adombrato Gesù, non abbiamo parlato veramente di Lui. E allora ecco perché io e te siamo chiamati a essere testimoni con la parola, innanzitutto, perché quella parola si è rivelata, siamo io e te usciti dal tempo del Natale e quindi quel verbo, quella parola si è fatta carne. E allora quella parola annunciamo, ma testimoni anche con la vita. Infatti l'Abbé Pierre diceva: quando arriveremo alla meta, non ci domanderanno se sei stato credente, ma se sei stato credibile. La tua maniera di vivere ha reso credibile a tutti gli uomini che Dio li ama? Quanto è vero tutto questo? Chissà se io e te potremmo dire, sentirci dire questo e poter rispondere sì, io ho fatto vedere il volto di Dio. Ho manifestato Dio, ho raccontato Dio, ho testimoniato l'amore di Dio. L'opera del Maestro non deve consistere nel riempire un sacco, ma nell'accendere una fiamma, diceva così Plutarco. Allora chissà se io e te nella nostra vita, quando Gesù ha acceso il fuoco del suo amore in noi, io e te lo abbiamo soppresso, oppure lo abbiamo fatto divampare così da testimoniare con la parola e con la vita agli altri la bellezza di quell'incontro, di quell'evento, di quel Kairos. Erano circa le 4 del pomeriggio. E allora la testimonianza diventa fondamentale, essenziale, ma nello stesso tempo ci potrebbe essere anche la controtestimonianza. Sì, perché abbiamo le nostre fragilità, i nostri peccati. Allora bisogna essere attenti, sorvegliare un po', perché non bisogna far passare tutto come fattibile, possibile, che mali c'è. C'era un Talmud dove c'è raccontato proprio un apologo che illustra bene la solidarietà nel male, che è a danno anche, porta danno anche alla società, qualsiasi sia il peccato. E si racconta così. Alcune persone si trovavano a bordo di una barca, una di esse prese un trapano e cominciò a fare un buco sotto di sé. Gli altri passeggeri, vedendo, gli dissero inorriditi: «Che fai?» Egli rispose: «Che cosa importa a voi? Sto facendo il buco sotto il mio sedile, mica sotto il vostro». «Sì», replicarono gli altri, «ma l'acqua entrerà e ci annegherà tutti». È vero, sì. Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Stiamo attenti, io e te, nella testimonianza che diamo, con la parola e con la vita. E allora come non poter chiedere al Signore una grazia tutta speciale per essere testimoni credibili del suo amore vero? E allora vorrei condividere con te una preghiera che spero possa fare anche nel tuo cuore. O Gesù, inondami del tuo spirito e della tua vita. Penetra in me e impossessati del mio essere, così pienamente che la mia vita sia soltanto un'irradiazione della tua. Aiutami a spargere il profumo di te ovunque vada, che io cerchi e veda non più me, ma soltanto te.
fa che io ti lodi nel modo che a te più piace, e fondendo la tua luce su quanti mi circondano, che io predichi te senza parlare, non con la parola, ma col mio esempio, con la forza che trascina, con l'amore che il mio cuore nutre per te. Amen.